Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high, and I step my ground until the day I die. As the rain pours down, there's no more tears to cry, tears to cry. So I break these walls and hold my head up high. No, I'm not giving in. No, I'm not giving. Buongiorno raga, bentornati in un nuovo video, in un nuovo vlog. Allora, andrò a cucinare perché sono già le 2 e sì, a sta ora perché appunto che senso cucinare prima, tanto mio amore arriva dopo. Cioè, voglio dire, e allora qui ho già lavato una padella, ecco. Oggi andremo a preparare qualcosa di veloce e semplice, nel senso che andremo a preparare delle uova e poi puliremo anche 2-3 wurstel, per dirvi. È una mini insalata così, ecco, quindi sì. Allora, accendiamo. Una cosa veloce perché giustamente oggi io non ho voglia di fare niente né di cucinare, assolutamente niente. Quindi vabbè, ho detto, vabbè, devo comunque cucinare qualcosa, no? Sennò povero mio amoroso arriva a casa e non trova niente. Quindi sì, qualcosa di veloce. Ecco. Se sentite sto rumore è praticamente il coso che passa dell'immondizia, sapete, no? Le cose che passano, ecco, ogni giorno, ogni santo giorno è così. Già, ecco. E niente, alla fine raga, scusate, aspetta, e niente raga, alla fine comunque ieri sera finalmente ho visto Anna con il Kevin. Non ho vloggato sta parte, però li abbiamo visti. Siamo andati noi su un pinè dopo che siamo stati dai cugini mio amore, come avete visto nella clip di ieri. Siamo andati noi in pinè perché praticamente giustamente stavamo rimandando sta cosa da un bel po' e non so cosa combinano questi fuori, c'è un po' di mucchio di persone, di camion, di furgoni, vabbè. E siamo andati noi su, ripeto, perché appunto stavamo rimandando sta cosa da un bel po' di tempo e non avevano mai tempo per venire su a Trento, quindi abbiamo detto, ascolta, allora veniamo noi, facciamo prima, no? Tanto se andate a Bar Spiaggia, che è tipo 5 minuti di macchina da casa di Anna, e quindi alla fine sì, sono venuti e abbiamo bevuto giusto qualcosa. Io ho bevuto uno spritz, mio amoroso un Ugo, l'Anna un tè alla pesca mi sembra, e il Kevin ha bevuto, se non sbaglio, una birra al limone, una cosa del genere. Insomma, niente di che. E noi siamo andati in moto, giustamente, perché sì, eravamo già in moto, siamo tornati a casa, abbiamo preso, io mi sono presa la giacca, mi sono anche cambiata i pantaloni perché avevo quelli corti, e ho messo quelli lunghi perché faceva freddo, ecco. E quindi sì, aspettate che devo mettere l'olio. Allora, mettiamo l'olio, voilà. Perfetto, così, e andiamo a fare tipo occhio di bue, tipo così.
ne farò un bel po', ne farò 5. Perché due me ne mangio io, il resto le lascio il mio amoroso siccome so che ha una fame da lupi. Ecco, perfetto. Passiamo prima che si. Ho preso tre di questi, tre specie di wurstel. Ecco che andrò a pulirli dalla buccia perché c'hanno la buccia, la pelliccia, come chiamarla io. La pelliccia, io la chiamo la buccia. E vabbè, ecco, vedete? Quindi li andiamo a pulire per bene. Voilà, in questo modo. Il secondo fatto, ovviamente due per Memoroso, uno per me. Sinceramente non ho tantissima fame, quindi mi basta uno. Aia, mi sono quasi tagliata. E terzo fatto, banana. Poi ovviamente io andrò a fare anche dei taglietti, giustamente. Così sono più carini. Giusto per, giusto per renderli più carini. A vista. Ultimo. Così, perfetto. Ok, forse ho passato troppo l'uovo. Ho alzato ancora un po' il fuoco. Niente, aspettiamo che finiscano le uova di cuocersi, poi mettiamo anche i nostri bei wurstel. Bene, cotto le uova, adesso siamo passati le salsicce qua e i wurstel. Buoni. E tra un po' passiamo all'insalata. Pensavo giusto un'insalata così, cioè insalata, tra virgolette insalata, nel senso un po' di pomodori tagliati, via, insomma, niente di che. Vi ho detto oggi non ci voglio di per niente, si vede, vero? Già. E sinceramente ho anche un po' fame, quindi mi spiccio un attimo, chi se ne frega di com'è il risultato, basta che sia cibo, insomma, no? Che ne dite? Sono un po' ignorante in cucina, lo ammetto. Bella raga, allora ho finito. Allora qua c'è della mozzarella con dei pomodori. Questo è come si presenta il piatto, una cosa facile, classica, insomma, niente di che.